Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti, per riparare e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e, stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 12, 20 giugno 1918. Continuando il mio solito stato, il mio dolce Gesù si faceva vedere intorno a me tutto pieno di attenzioni. Pareva che mi vigilava in tutto, e come ciò faceva, così gli usciva una corda dal cuore che veniva alla volta del mio cuore. E se io ero attenta, la corda restava fissa nel mio e Gesù muoveva questa corda e si divertiva. E il mio amato Gesù mi ha detto: Figlia mia, io sono tutto attenzione per le anime. Se mi corrispondono e fanno altrettante attenzioni verso di me, le corde del mio amore restano fisse nel loro cuore ed io moltiplico le mie attenzioni e mi diverto. Altrimenti le corde restano sciolte, il mio amore respinto e contristato. Poi ha soggiunto: per chi fa la mia volontà e vive in essa, il mio amore non trova inceppo. Ed io lo amo e prediligo tanto da riservare a me solo tutto ciò che ci vuole per loro. Ed aiuto e direzione e soccorsi inaspettati e grazie impreviste. Anzi, sono geloso che altri gli facciano qualche cosa. Voglio fargli tutto io. E giungo a tanta gelosia d'amore che se do la potestà ai sacerdoti di consacrarmi nelle ostie sacramentali per farmi dare alle anime, invece a queste, come vanno ripetendo gli atti nella mia volontà, come si rassegnano, come fanno uscire il volere umano per farvi entrare il volere divino, io stesso mi riservo il privilegio di consacrare queste anime. E ciò che fa il sacerdote sull'ostia, io faccio con loro, e non una volta. Ma ogni qualvolta la creatura
Ripete gli atti nella mia volontà, come calamita potente mi chiama, ed io, qual ostia privilegiata, me la consacro, le vo' ripetendo le parole della consacrazione. E questo lo faccio con giustizia, perché l'anima col fare la mia volontà si sacrifica di più di quelle anime che fanno la comunione e non fanno la mia volontà. Esse, le anime che fanno la mia volontà, si vuotano di se stesse per mettere me, mi danno pieno dominio. Se occorre, sono pronte a soffrire qualunque pena per fare la mia volontà. Ed io non posso aspettare, il mio amore non resiste per comunicarmi loro quando il sacerdote è comodo di dargli un'ostia sacramentale, perciò faccio tutto da me. Oh, quante volte mi comunico prima che il sacerdote si senta comodo di comunicarla a lui. Se ciò non fosse, il mio amore resterebbe come inceppato e legato nei sacramenti. No, no, io sono libero, i sacramenti li ho nel mio cuore, ne sono il padrone e posso esercitarli quando voglio. E mentre ciò diceva, pareva che girava dappertutto per vedere se ci fossero anime che facevano la sua volontà per consacrarle. Come era bello vedere l'amabile Gesù girare come in fretta per fare l'ufficio di sacerdote e sentirlo ripetere le parole della consacrazione su quelle anime che facevano e vivono nel suo volere. Oh, beate quelle anime che subiscono la consacrazione di Gesù, facendo il suo santissimo volere. 2 luglio 1918. Stavo dicendo al mio amato Gesù: Gesù, ti amo, ma il mio amore è piccolo. Perciò ti amo nel tuo amore per farlo grande. Voglio adorarti con le tue adorazioni, pregare nella tua preghiera, ringraziarti nei tuoi ringraziamenti. Ora, mentre ciò dicevo, il mio amabile Gesù mi ha detto: Figlia mia, come hai messo il tuo amore nel mio per amarmi? Il tuo è restato fissato nel mio e si è allungato ed allargato nel mio, e mi sono sentito amare come vorrei che la creatura mi amasse. E come adoravi nelle mie adorazioni, pregavi, ringraziavi, così restavano fisse in me, e mi sentivo adorare, pregare e ringraziare con le mie adorazioni, preghiere e ringraziamenti. Ah, figlia mia, ci vuole grande abbandono in me. E come l'anima si abbandona in me, così io mi abbandono in lei, e riempiendola di me faccio io stesso ciò che essa deve fare per me. Se poi non si abbandona, allora ciò che fa resta fissato in lei, non in me, e sento l'operato della creatura pieno di imperfezioni e miserie, ciò che non potrà piacermi. Bene, molto belli come sempre questi scritti. Dobbiamo adesso fare molta attenzione soprattutto ad alcuni passaggi fondamentali del primo, dove Gesù ci dice delle cose molto importanti, come sempre, quando vola molto in alto, le cose molto importanti vanno sempre rettamente ben comprese. Ecco, e dopo averle rettamente ben comprese, certamente vanno anche ben meditate. Cominciamo. Gesù dice che lui è tutta attenzione per le anime e questa attenzione chiede una risposta alle anime, una risposta di corrispondenza e quindi un ricambio di attenzione con attenzione. Ecco, questo chiamiamolo gioco d'amore, genera delle corde di amore, Gesù le lancia, e rimangono fissate nel cuore dell'anima amante. E Gesù dice che questo lo fa divertire. Io mi diverto. Quando manca questa corrispondenza, le corde restano sciolte e il mio amore rimane respinto e contristato. Questo è il primo punto di meditazione, non molto problematico. La cosa che su cui dobbiamo meditare e di cui dobbiamo prendere coscienza e ricordare, perché è una cosa che di cui la nostra natura facilmente si dimentica e non è semplice tenerlo sempre presente, è l'attenzione che Gesù ha nei nostri confronti. Se
Se ne fossimo coscienti saremmo certamente ripieni di stupore, di gioia infinita. A me tante volte, insomma, è successo passato, ovviamente, di chiedermi, ma ti pare che il Dio dell'universo, insomma, colui che ha creato tutto, ci sono miliardi e miliardi di anime create, di angeli, c'è la Madonna, grandi santi e grandi cose, ma ti pare che c'ha tempo per pensare a me? Questo è un pensiero che a molti potrebbe venire. Pensiero veramente evidentemente molto umano. Sì, ce l'ha e come? Un'attenzione immensa, tutto attenzione per le anime. Ha questa proprietà la natura divina che ha un'attenzione talmente grande nei nostri confronti che noi dobbiamo immaginare come se stesse pensando sempre solo a noi, non avesse nient'altro da fare, che stare attento a noi, perché così Dio è Dio perché sa fare questo per tutto e per tutti. Evidentemente questa è una cosa che è trascendente perché noi esseri umani, se io adesso sto attento a meditare su un testo, non posso certamente al tempo stesso recitare il breviario, insomma, pronunciare le che ne so, o recitare o celebrare la Santa Messa, non posso. O mettermi a scrivere un articolo, perché la nostra attenzione è notoriamente limitata. Noi possiamo stare attenti ad una sola cosa alla volta, e perché la concentrazione sia massima, deve essere rivolta solo su quella cosa, e a volte anche quando siamo perfettamente concentrati, totalmente concentrati su una cosa sola, però non possiamo a volte difenderci e sfuggire da qualche piccola distrazione. Questa è la nostra limitata natura umana e tra l'altro misera, piena di imperfezioni. Ecco. Ma Dio non è così. Ecco. L'attenzione del nostro cuore e della nostra mente, chiediamoci dove sta, ricordando sempre quelle grandi parole di Gesù: dov'è il tuo tesoro? Lì sarà anche il tuo cuore, no? Ecco, poi passa questa seconda parte, questa bellissima, ecco, Lectio Magistralis di Gesù, sulla cura diretta che si prende delle anime. Attenzione, usa delle espressioni, comincia con la solita espressione, no? Che ormai chi fa la mia volontà e vive in essa. Poi specifica, vedremo poi più avanti, no? Dei piccoli ulteriori dettagli. Ecco, quando c'è una situazione del genere, il mio amore non trova inceppo. Ecco, e comincia quell'amore di predilezione. Io la amo e prediligo tanto da richiedere una cura del tutto particolare diretta da parte di Gesù stesso. Dice lui. Attenzione, una cura da parte di Gesù stesso, e poi lui lo spiega, che non esime dal dovere da parte dell'anima di utilizzare tutti i mezzi comuni e ordinari con cui il Signore esercita, diciamo, la cura in senso globale della nostra anima, i sacramenti, la confessione, quando c'è la direzione spirituale, la preghiera, eccetera. Ma Gesù dice, non aspetto, cioè, non aspetto e in certi casi posso anche prescindere. Quando dice, io sono libero, i sacramenti li ho nel mio cuore, ma ne sono il padrone e posso esercitarli quando voglio, oppure il mio amore resterebbe inceppato e legato nei sacramenti. Facciamo attenzione che qui Gesù ripete una cosa che nella Chiesa è conosciuta, Santo Tommaso d'Aquino l'ha insegnata, la Chiesa l'ha fatta sua, cioè Dio agisce ordinariamente nei sacramenti e noi dobbiamo sempre stare a ciò che è ordinario, ma non è legato dai sacramenti. Cioè, se vuole, ricorrendone alcune circostanze che lui reputa opportune, ne può prescindere. Evidentemente questo non autorizza però, questo ha sempre subito puntualizzato la Chiesa nell'applicazione di questo principio, non autorizza nessuno a dire, ah, siccome Gesù può prescindere dai sacramenti, allora io non mi confesso perché tanto non è indispensabile. Non si può assolutamente applicare questo principio in questo modo. Né si può dire, ah va bene, siccome Gesù non è legato dai sacramenti, allora a messa non ci vado,
troppo spesso tanto non fa niente. Assolutamente. Ecco, vero però è che Gesù si prende una cura del tutto peculiare di queste anime. E dice, attenzione, no? Come vanno ripetendo gli atti nella mia volontà? Come si rassegnano e come fanno uscire il volere umano per farlo entrare il volere divino? Qui parte con l'immagine dell'ostia consacrata. Non mi riservo il prodigio di consacrare queste anime. Fa questa analogia tra la consacrazione sacramentale fatta dal sacerdote per il potere che Gesù stesso gli ha dato durante la Santa Messa alla consacrazione, chiamiamola mistica, che lui fa con le anime che vivono in questo modo. E Gesù puntualizza, vanno ripetendo gli atti nella mia volontà, e questo significa vivere in essa, quindi fare gli atti nella divina volontà. Dovremmo sapere quali sono, le abbiamo viste tantissime volte, gli atti di fusione, gli atti attuali, i giri, ecco, che quanto più si moltiplicano tanto meglio è. Ma non basta fare questo, occorre anche come si rassegnano. Attenzione, quando Gesù fa uso di questo termine negli scritti non c'ha quell'accezione un po' triste, un po' negativa, un po' malinconica che ci abbiamo noi. Una volta capita una disgrazia, dice te devi rassegnare, quindi c'è una cosa ineluttabile, che tanto o bevi o affoghi, quindi pazienza. No, ecco, la rassegnazione significa la perfetta conformazione della nostra volontà, quella divina, nei singoli momenti, nei singoli istanti della giornata. Quell'attenzione, e questo capita soprattutto, insomma, no? Quando il Signore ci mette dinanzi qualche cosa di non previsto, di non voluto, insomma, no? E cioè sono delle operazioni proprio difficili semplificarle, no? Cioè rassegnarsi alla divina volontà nell'istante presente significa ti capita un imprevisto, tranquillo, come se niente fosse, e cambi i tuoi programmi e ti adegui a ciò che l'imprevisto ti richiede. Un piccolo incidente domestico, ti cade una tazza per terra, come se niente fosse, prendi la scopa, pulisci senza fare nessun atto di irritazione e di stizza, perché anche quella non è caduta senza che Dio lo volesse. E ricevi una piccola mortificazione dal prossimo, pronto subito a offrirla in unione con le sofferenze di Gesù e a non reagire in maniera umana, eccetera, eccetera. Quindi si rassegnano e poi, concetto analogo ma non del tutto identico, fanno uscire il volere umano per farvi entrare il volere divino. E questa è una cosa che si fa, credo di averla accennata recentemente in qualche meditazione, in qualche catechesi, imparando a fare proprio dei piccoli esercizietti di rinnegamento della nostra volontà. Far uscire il nostro volere umano in nome di quello divino, stare alle cose che decidono gli altri, ecco, lasciare che le cose vadano, che siamo trattati, che siamo considerati come altri decidono di fare. Questo è un grande esercizio, ecco, anche se sembra piccolo, ma è veramente grande. E quindi questa predilezione che Gesù ha per queste anime non è così un capriccio o arbitraria, è più che giustificata, perché chi fa questo veramente tende a riprodurre in sé, ovviamente con le debite distanze, la stessa vita di Gesù e di Maria. E dice Gesù, e questo lo faccio con giustizia, perché l'anima col fare la mia volontà si sacrifica più di quelle anime, attenzione, questa è una bella stoccata che il nostro Signore divinamente dà, l'anima col fare la mia volontà si sacrifica di più di quelle anime che fanno la comunione e non fanno la mia volontà. Questo è uno dei temi classici, no? Qualcuno, l'ho già detto qualche volta, ci fu un paio di mesi fa, due o tre mesetti fa,
Papa Francesco, che lui a volte è un po' fa delle battute un po', come dire, un po' particolari, no? Ecco, che a volte vengono fraintese, ma fece un discorso, a me condiviso al 100%, dove insomma, ma una persona che sta sempre a messa e poi è un disastro poi perpetuo, ma è meglio che a messa non ci va. D'accordo, quindi questo non si, non, il Papa non sta esortando a non andare a messa, sta dicendo quello che dice Gesù, cioè la messa, la comunione, vissute fruttuosamente, sono proprio ordinate a fare la divina volontà, se no che ci vai a fare lì? Cioè noi andiamo a messa per fare nostra, per assistere per celebrare la rinnovazione del sacrificio di Gesù che si immola come gesto supremo di obbedienza alla volontà del Padre, di amore, alla sua gloria e alla salvezza delle anime. E ricevendo la comunione riceviamo Gesù, cioè colui che è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Adesso non dico la perfezione assoluta, non è il nostro potere, no? Però, come dire, distaccarci grossolanamente dallo stile di Gesù con la comunione fatta, cioè, è una cosa che deve essere, come dire, recepita e considerata dall'anima e dalla sua coscienza come un problema. Non è una cosa che posso passare sopra così, come se niente fosse. Qui Gesù lo dice, in termini abbastanza chiare, incalza queste anime, si vuotano di se stesse per mettere me. Esattamente. Il prequel del passo che ho appena citato, un obbediente fino alla morte e alla morte di croce, però comincia, si vuotò di se stesso, è la traduzione letterale, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Si vuota di se stesso per mettere me. E attenzione, quante volte l'abbiamo meditato, se occorre, sono pronte a soffrire qualunque pena per fare la mia volontà. Il famoso io lo chiamo il qualunque cosa, no? Siamo noi capaci di dire a Gesù qualunque cosa per te, ma no come San Pietro alla vigilia, caro San Pietro della Passione, ah, per te sono pronto ad andare alla morte in prigione, poi alla prima occasione pata pumfete, no? Ecco, quindi non a chiacchiere, ma a fatti. Sono pronto, d'accordo? Quindi, cioè, qui Gesù insieme a promettere queste grandi cose, dice Luisa che vede Gesù che esercitando il suo potere sacerdotale, non dimentichiamo insomma che Gesù è il sacerdote con la S maiuscola, anzi è il sommo sacerdote, è il sacerdote per antonomasia, è il sacerdote dei sacerdoti, cioè io sono sacerdote perché Gesù è sacerdote, perché mi ha trasmesso in parte, perché sono un sacerdote, non sono un vescovo, i suoi poteri sacerdotali, altrimenti non lo sarei, ma è evidente che Gesù possa usare i suoi poteri come dove e quando vuole, insomma, e con chi vuole, insomma, no? Senza chiedere il permesso a nessuno. Dice, girava dappertutto per vedere se ci fossero anime che facevano la sua volontà per consacrarle. Quindi questa è una consacrazione, cioè sappiamo, no? Noi facciamo tante consacrazioni. Il mese di maggio come dire, è doveroso fare un cenno ogni tanto alla consacrazione al cuore immacolato di Maria. Chiesta dalla Madonna è molto molto importante, no? Ci sono le anime consacrate, quindi i religiosi e le religiose, ma non dobbiamo mai dimenticare che consacrati siamo tutti per l'unzione battesimale. Quando San Luigi Maria Monfort dice parla insomma della vera devozione alla Madonna, la interpreta come una perfetta rinnovazione delle promesse battesimali e quindi un vivere in pienezza la nostra consacrazione battesimale, che è il primo obiettivo. Anche queste consacrazioni di cui parla Gesù, queste consacrazioni mistiche, dal punto di vista, se vogliamo, teologico,
sono radicate nel sacramento del battesimo. Cioè, Gesù può fare queste cose perché tratta con anime battezzate, che sono già consacrate. E attenzione, queste anime subiscono la consacrazione facendo il suo santissimo volere, nel modo e nei sensi che abbiamo e che Gesù stesso ha specificato più sopra, no? Ecco, quindi è una grande vita di cielo. Ecco, nel secondo brevissimo capitolo abbiamo, ecco, il fondamento di un atto che poi è diventato, come dire, una formula di preghiera tipica, no? Per chi desidera vivere nella divina volontà. Luisa dice: Gesù, Gesù, ti amo, ma il mio amore è piccolo, perciò ti amo nel tuo amore per farlo grande, no? Adorarti con le tue rivelazioni, eccetera, eccetera, no? Si dice, lo diciamo anche nell'introduzione della meditazione, Gesù ti amo con la tua volontà. Perché? Ecco, perché, come Gesù stesso dice, l'operato della creatura, quindi il mio amore verso Gesù, se c'è, ma è pieno di imperfezione e di miserie. Cioè, quale essere umano imperfetto potrebbe ricambiare adeguatamente l'amore che Gesù ha nei suoi confronti? Nessuno, d'accordo? La creatura che certamente farebbe un grande ricambio a titolo personale per la sua purezza è la Madonna, ma la Madonna stessa ha sempre amato Gesù nella divina volontà. Quindi Gesù dice: se sento l'operato della creatura pieno di imperfezione e di miserie, non mi potrà piacere, è impossibile. Ma se l'anima opera nella divina volontà, è un altro discorso, perché io non vedo più il suo piccolo e il suo povero amore, ma mi sentivo adorare, dice Gesù, pregare, ringraziare, amare, con le mie adorazioni, preghiere, amore e ringraziamenti. Il che è un'altra cosa. Il capitoletto chiude con un richiamo, un tema fondamentale, che è l'abbandono. E come prima, all'inizio del capitolo precedente, aveva detto: come un'anima comincia a fare attenzione verso di me, dato che io sono tutto attenzione per le anime, formo questa corda d'amore, no? Nel cuore. Così dice: come l'anima si abbandona in me, io mi abbandono in lei. E riempiendola di me, faccio io stesso ciò che essa deve fare per me. Anche queste espressioni, no? Attenzione a non intenderle in maniera non corretta, perché mi abbandono in lei e riempiendola di me faccio io stesso ciò che essa deve fare per me. Non significa, ecco, attenzione, una lettura pietistica di queste parole di Gesù, cioè io mi abbandono in Gesù, lui viene dentro di me e fa tutto lui. Nel senso che io non devo fare più niente, ma proprio niente. Quindi non devo avere sforzi ascetici per fare il bene, non devo avere impegni, non so, per osservare il piano di vita, per adempiere i miei doveri. No, tanto, tanto ci pensa Gesù. Ecco. Questo modo non è il modo corretto, ma dall'abbandono in Gesù deriva il fatto che in tutte le cose che io continuo a fare, perché non le posso non fare in quanto essere umano, è Gesù che però le sta facendo in me, che le prende, le fa sue, che dà a queste cose un valore assolutamente divino, splendido e incommensurabile, e le rende degne addirittura di se stesso. Ecco, quindi attenzione, quindi anche sotto questo punto di vista, a non mai travisare o malinterpretare alcune espressioni. Ecco perché è importantissimo, no? Chiudo con un piccolo richiamo generale. Quando ci si accostano, queste che Gesù qui fa, da un punto di vista teologico, sono rivelazioni private. Ecco, ma come sappiamo, le rivelazioni private sono sempre soggette alla rivelazione pubblica.
E la rivelazione pubblica passa per il magistero della Chiesa. Per cui se, ecco perché ci vogliono i sacerdoti anche per aiutare ad entrare in questo mondo. Sacerdoti che, come dovere di un sacerdote, siano formati e fedeli al magistero della Chiesa, no? Entrambi i brani che abbiamo meditato, se tu il primo lo interpreti male, potresti andare a già pensare che i sacramenti non servono più, o servono a poco, con quello che Gesù dice. E non è questa la corretta interpretazione. E qui si potrebbe, travisando l'espressione del secondo capitolo, legittimare appunto il quietismo, cioè ci pensa Gesù e io devo stare a braccia conserte a guardare il cielo e a non fare niente dalla mattina alla sera. Questo chiaramente sto esagerando, no? Ecco, no, ecco perché. E noi diciamo no, che non è questa la lettura corretta, perché tutto questo Gesù lo dice e lo lascia a noi perché sia interpretato, evidentemente, e letto in maniera perfettamente conforme alla rivelazione pubblica custodita e trasmessa dalla Chiesa. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente, perché purtroppo io più tempo passa, più mi rendo conto della verità di un antico adagio, che ogni cosa viene recepita a seconda di come è il recipiente. Se tu metti il più prelibato dei vini in un recipiente che è stato inacidito dall'aceto, quel vino prelibatissimo, se uno lo va a bere dopo che è stato messo lì dentro, sarà disgustoso. Ma non dipende dal fatto che il vino non è prelibatissimo, dipende dal contenitore. Ecco, quindi questi scritti sono scritti di cielo, ma se cadono in un'anima presuntuosa, superba, oppure che si pensa di saperne più della Chiesa o esaltato, cose di questo genere, purtroppo possono fare una brutta fine, ma non perché non sono stupendi o divini, ma perché purtroppo i contenitori non adeguati possono rovinarli. Bene, Santa Vergine Maria, noi rinnoviamo con gioia la nostra consacrazione a te, al tuo cuore immacolato, per essere tutti tuoi. E desideriamo ardentemente, certamente, essere nel senso meditato, consacrati da Gesù, ecco, non per la volontà di vivere cose strane o straordinarie, che non ci deve mai appartenere, ma per ciò che questo comporta, presuppone, significa. Perché chi riceve questo dal Signore, come abbiamo visto, è molto addentrato nella via di cielo del divin volere. E questo deve essere sempre il nostro principale desiderio. Questo è, questo ti rivolgiamo e su questo ti preghiamo sempre di farci vivere e ogni giorno di più crescere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.